Che Marco Piazza sia fuori dal progetto Juventus per la stagione 2018-2019 sembra ormai abbastanza chiaro a tutti. Il giocatore è vicinissimo alla Fiorentina, quindi vi parlo sostanzialmente di una trattativa di mercato in fase presumibilmente avanzata. Pantaleo Corvino vuole Marco Piazza in viola e sarebbe tra l'altro un tridente d'attacco notevole con lui a sinistra, Simeone al centro e Chiesa a destra. Veramente un tridente delle meraviglie, giovane, forte, dinamico, esplosivo. Marco Piazza quindi potrebbe andare alla Fiorentina, ma il punto è capire con che formula, perché la Juventus lo lascerebbe andare. E paradossalmente sembra che si siano invertite le posizioni. Normalmente è la Juventus che propone prestiti con diritto o d'obbligo di riscatto, e le altre squadre invece magari interessate ad un acquisto a titolo definitivo, e a quel punto la Juventus pone la recompra. Come qualcuno di voi mi ha scritto, è una parola orribile, anche a me fa venire l'orticaria, ma è una sintesi per dire opzione di riacquisto, quindi è più facile dire recompra chiaramente. Mentre in questo caso la Fiorentina propone un prestito con diritto di riscatto e la Juventus sembrerebbe invece interessata ad una cessione di Marco Piazza a titolo definitivo alla Fiorentina con appunto clausola di riacquisto fissata ad una cifra però importante, perché Marco Piazza è stato acquistato dalla Juventus per 23 milioni 2 anni fa e quindi su quelle cifre si aggirerebbe il prezzo dell'operazione, cioè diciamo circa 25 milioni da pagare da parte dei Viola con una recompra che quindi dovrebbe partire da almeno 30 milioni. Insomma, un'operazione abbastanza importante parlando di cifre, ed è giusto così perché parliamo di un giocatore sicuramente molto molto interessante. Marco Piazza, sapete, è stato flagellato da un infortunio grave che lo ha tenuto fuori tantissimi mesi. Al suo rientro si è pensato bene, la Juventus ha pensato bene di mandarlo in prestito oneroso ma secco allo Schalke 04, con uno scambio di favori vista la situazione Ovedes che ricorderete, nella quale però Piazza ha giocato meno di 10 partite e segnato un paio di gol. Quindi non si è messo in luce particolarmente, non ha acquisito quel minutaggio e quella preparazione partita, quella prontezza, diciamo, per avere 90 minuti nelle gambe che ci si aspettava e si sperava che potesse acquisire andando in prestito. Nonostante ciò è stato convocato per i mondiali, ha anche una presenza, forse due, adesso non ricordo esattamente, tra le prime quattro partite della Croazia, che adesso sta andando avanti anche ai quarti, ma resta un gioiello, resta un giocatore molto interessante che però la Juventus non è riuscito ancora a far vedere quasi nulla. Ha segnato la Juventus, lo ricordiamo, ha segnato anche in Champions League, però fondamentalmente è uscito dai radar, cioè in realtà anche tra di noi tifosi, se vi interrogate voi stessi sulla questione Piazza, vi renderete conto che voi stessi per primi non state neanche sperando o chiedendo che Piazza possa rimanere titolare. Ormai siamo tutti praticamente rassegnati all'idea che Piazza andrà via per la prossima stagione. Giusto così? Io penso sinceramente che Piazza andrebbe trattato in maniera diversa. Secondo me potrebbe essere l'uomo in più nel reparto d'attacco. Il problema però è che non c'è spazio. Non c'è spazio per lui perché ovviamente se in attacco abbiamo Higuaín, che potrebbe andare via, ma non potrebbe essere Piazza il suo sostituto, e quindi comunque il posto di Higuaín non lo può occupare Marco Piazza. Dybala certamente non può fare spazio a Piazza. Stesso discorso Douglas Costa e Bernardeschi. Quadrado è un giocatore con caratteristiche diverse, non per niente Piazza predilige giocare sulla sinistra. A quel punto l'unico che potrebbe far spazio a Marco Piazza è Mario Mandzukic. Mario Mandzukic, quindi ci sarebbe un'ipotesi, ovviamente solo teorica, che faccio io qui, ma che non troverà nessuna concretezza, di dar via Mario Mandzukic fin tanto che ha ancora mercato e una certa valutazione da poterlo cedere all'estero, e Mandzukic in questo momento ce l'ha, per prendere un suo, tra l'altro, connazionale con caratteristiche, con diciamo, predisposizione tattica di ruolo simile, ma caratteristiche molto diverse, che è molto più giovane, che è appunto Marco Piazza. Marco Piazza ha 23 anni, compiuti lo scorso maggio. Quindi un cambio Mandzukic-Piazza sarebbe interessante, sarebbe positivo per la Juventus sotto molti aspetti, secondo me, ma non sarà fatto. Mandzukic è titolare, Mandzukic è ritenuto fondamentale, Allegri lo ha lanciato come
punta per la prossima stagione, quindi anche lui in realtà non potrebbe tanto lasciare il posto a Piazza, perché Piazza non andrebbe comunque a fare la punta, ma l'ala, principalmente l'ala sinistra, quindi un'operazione che non si farà. Di conseguenza, per via di Mandzukic e delle scelte che sono state fatte rispetto alla figura di Mandzukic e alla prossima stagione, Marco Piazza non trova posto alla Juventus. Vorrei che fosse chiaro questo concetto: non è che Piazza, a prescindere, non merita un posto nella Juventus. Potrebbe meritarlo, ma non trova spazio perché davanti a lui ha in particolare Mario Mandzukic. Gli altri, credo che siamo d'accordo, che non possano lasciare il posto a Mandzukic perché sono giocatori di valore diverso e di caratteristiche diverse. Il problema è che non sono d'accordo, per quanto mi riguarda, con l'ipotesi cessione a titolo definitivo con recompra. Piazza va mandato in prestito secco, punto. Lasciarlo un anno da qualche parte a giocare, ad esprimersi e poi riprenderlo immediatamente. Questa è la mia opinione perché è un giocatore prezioso, forte, che non dobbiamo assolutamente lasciarci sfuggire. Sì, ok, con la recompra lo prendi quando vuoi, ma ci vai a spendere dei soldi e comunque rischi di tenerlo via, anzi al 100% lo terresti via almeno due stagioni. E invece penso che Piazza possa tornare utile alla Juve molto prima. Questa è la mia opinione, mi preoccupa quindi l'ipotesi cessione a titolo definitivo. Vediamo poi come andrà a finire, ditemi la vostra nei commenti, come la pensate sulla possibile operazione Marco Piazza e che cosa fareste voi, che cosa vi aspettate anche dalla dirigenza. Quindi aspetto i vostri commenti, mettete like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi interessano i miei contenuti, e di conseguenza attivate la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video e non perderne alcuno. Seguitemi anche sui miei profili social che vi linko tutti in descrizione. A presto e sempre Forza Juve!